Dante Dì è la giornata nazionale dedicata al sommo poeta Dante Alighieri, celebrata in Italia ogni 25 marzo, approvata il 17 gennaio 2020 in vista della commemorazione del 700° anniversario della morte del sommo poeta, avvenuta il 14 settembre 1321. Si festeggia proprio in quella giornata perché corrisponderebbe al giorno del 1300 in cui, secondo tradizione, Dante iniziò il suo viaggio nella Selva Oscura, da cui attraversò Inferno Purgatorio fino all'arrivo in Paradiso. E sono gli studenti dell'Istituto Mottura di Caltanissetta che, guidati dai docenti Francesco Calabrese per la parte tecnica, Ketty Bellia e Francesca Ognibene come responsabili di progetto, stanno realizzando un breve cortometraggio che sarà poi diffuso via social sulla vita di Dante. È un onore perché questo anniversario compendia in sé la cultura, la culla della cultura italiana, europea ed oltre. Questo nostro poeta che ha ispirato divine e umane cose e ha rappresentato la vita in tutte le sue prospettive poliedriche, ebbene questo poeta va onorato come il cultore dell'umanità. E voglio anche ricordare che questo poeta ha ispirato la pittura, la scultura, tutte le espressioni artistiche, la cinematografia, la raffigurazione grafica. Pensiamo ad esempio a Gustave Doré, che nei secoli precedenti ha voluto raffigurare le tre cantiche immortalandole. Chi a casa non ha una Divina Commedia dei propri genitori, dei propri nonni, con queste estasianti raffigurazioni artistiche? Ad interpretare il sommo poeta sarà Giovanni Tolomello della quinta A, la voce narrante del racconto è Luca Di Francesco della terza A, e ad eseguire al pianoforte brani di sottofondo di Einaudi e John Lennon sarà Giuseppe Scuzzarella della quinta G. Un cortometraggio sulla vita e le opere di Dante, dai sonetti alla Divina Commedia, per celebrare il padre della lingua italiana.